diventato il mio mestiere. Mi chiamano alle feste, alle sagre e anche alle fiere. Sono un provincialotto, radical grezzo, un uomo vero. Mi piace scherzare ed intascare tutto al nero. E là ci siamo. Ciao Claudio, ho un po' dei problemi tecnici oggi, no, non so come mi vedete. Aspetta un attimo che devo mettere su, perché il computer non mi funziona oggi, quindi non lo so che problema è. Comunque Claudio, fammi un caffè nel frattempo. Vedi, quando è l'ultima puntata e andate bene fino a mo l'ultima è un problema. Io comunque vado avanti, se non mi dici niente della regia, io vado avanti senza problemi, insomma. Aspetta che voglio mettere qua una cosa. Claudio, andando fammi un caffè. Oh Mario, ben arrivato! Ciao, ciao! Tutto bene? Sì, tutto bene, Claudio, tutto bene. Tutto bene. E aspetta un attimo, devo fare sta cosa, perché se no è un casino, non riesco a vedere i commenti, non riesco a vedere niente. Quando è l'ultima ci deve stare sempre qualche inghippo, non ci sta qua così qualcuno che mi vuole male, perché queste dirette stanno andando benissimo, quindi ci vuole che mi fa che con così. Oh, grazie Clara, non fammi super fare, va, eccolo qua, arrivato molto bene. Mario! Grande Mario! Ciao Sesto! Grande Sesto, dai che qua si fatta Sesto! Puoi andare a trovare qualcuna di quelle che te si ingolla, Sesto. Aspetta che devo scrivere una cosa, Sesto. Mamma mia. Mario, sì, dopo ne parliamo. Come no, Mario, come no, sempre Mario. Alla salute, buon caffè a tutti, a te e a tu. Vedi che non mi fa accedere. Aspetta un attimo che devo scrivere una cosa fatta bene, se no non funziona. Ci sono un po' di problemi tecnici, ma noi non ci abbiamo paura, andiamo avanti su tutto. Vediamo se ce se la fa a in qualche maniera. Indirizzo, email, telefono, che è inserito, non è. Vabbè, c'è sta qualche problema. Adesso ho messo il caffè, ecco qua. Buono, adesso mi ci metti un po' di pannelli e un po' di mistra e quello fatto a casa, bravo, quello di chiavetta, e più mi ci metti un po' di borghetti, così facciamo un bello cazzolà. Bravo Claudio, così ti voglio, bravissimo. Allora, sì Mario, dopo vengo da te, non ti sta preoccupare. Oggi è l'ultima puntata di Caffè Scorretto e me la voglio godere alla grande, anche se ci sta un po' dei problemi tecnici, ma me li voglio godere tutta quanta. Perché è l'ultima puntata? Uno, perché ne abbiamo fatte 13, e 13 comunque è un numero bellissimo come conclusione. E l'altra cosa, perché comunque non gliela faccio più, ho messo rotto di coglioni, mi pare di andare matto. Totalmente matto, quindi anche perché questo lockdown dal 4 maggio in poi diventa un po' meno repressivo, quindi abbiamo un attimo un tempo per prendere un po' d'aria, e quest'aria deve essere comunque giusta, claro, perché se no torniamo punto a capo e facciamo un macello, e quindi non va bene, però un attimo ci distanziamo anche noi, ci ricongiungiamo i nostri congiunti, che io quali congiunti mi voglio ricongiungere, al massimo posso vedere i nonni, perché comunque tutti e sette i fratelli ne posso vedere, mamma ce l'ho sotto casa, i nonni un attimo farli vedere i nipoti già è un minimo di tempo giusto che gli si può dare anche loro, perché anche loro non vede l'ora di vedere i nipoti, io non vedo loro che non vedo l'ora che loro vedano i nipoti, che si ride un pochetto, perché ne la faccio più. Aspetta che ci riprovo a scrivere una cosa, perché altrimenti non ce la faccio a vedere tutto quanto. Aspetta, se io mi metto qui, guarda, se io lo metto di qua, la mia inquadratura, tecnicamente parlando, così va bene? Ci sta, no? Ci sta, anche se mi vedete un po' tagliato sulla testa, ma non succede niente. Così io nel frattempo posso vedere anche quanti ne siamo, chi mi ha scritto, eccetera, eccetera. Almeno ci provo in qualche maniera. Vediamo se gli se la fa. Comunque la cosa bella è che questa Caffè Scorretto per me è stato un trionfo della marchigianità. Oh, finalmente, dopo tanti anni, posso dire che cacchio, finalmente un po' di marchigianità incomincia a esce fuori fatta bene. Cioè, voglio dire, esiste la comicità milanese.
no? Con lo strapotere del Colorado, Made in Sun, dico Colorado Zelig. Poi esiste la comicità del Sud, con lo strapotere del Made in Sud. Qua al centro pare che no, non siamo comici, che non facciamo ridere, che il marchigiano basta che lo fai parlare per farsi ridere. Oh, finalmente un po' di sana comicità marchigiana. Io oramai è una vita che la faccio, ci sono nato, cucino, non è che tu dici, però che cavolo, ogni volta sembra di ah no, ma fuori ti capisce, ma fuori non ti capisce, ma che cazzo dici, dai, facciamo un po' le cose fatte bene, facciamole sentire un po' tutti questa marchigianità, no? Il problema comunque, ragazzi, ricordatevi, Mario, ricordatelo che è sempre il marchigiano il problema vero. È sempre il marchigiano. Aspetta che provo a mettere la diretta qua sul computer se me la fa mandare. Il marchigiano, sì, è il marchigiano, Mario, è inutile che mi stai a dire. È inutile che stai a dire, Mario. È il marchigiano il problema. Sì, perché tanto ce la cantiamo e ce la sonniamo. Perché sai, il marchigiano è così all'inizio. Quando non ti conosce, pare che gli stai sui coglioni al marchigiano. Poi dopo, una volta che ci sei entrato in confidenza, a quel punto incomincia anche a darti qualsiasi cosa. Ma all'inizio il marchigiano è, e soprattutto il marchigiano diffidente non tanto nei confronti di quell'altro, è qua è più diffidente nei confronti di se stesso. Perché, cari amici, è una vita che lo dico. Se il marchigiano non si sviluppa più di tanto, è colpa del marchigiano, perché il marchigiano si vergogna di essere marchigiano. Tutto il marchigiano, dal nord al sud. Il milanese che viene nelle Marche dopo 10 anni parla ancora milanese, il romano che viene nelle Marche dopo 10 anni parla ancora romano, il marchigiano che va a Bologna per una laurea dopo 20 minuti parla bolognese, che un marchigiano che parla bolognese non si sente, mamma dice come mette la cravatta sul porco. Tu gliela puoi mettere anche di gradazione rosa, ma la cravatta gli sta male comunque sia, perché non è una questione di identità o una questione di fonetica, è una questione di, non è quella questione di dizione e di fonetica, è una questione di identità. Se uno non riconosce quello che alla fine tutti ne passano sopra. Nelle Marche è un po' un retaggio storico, perché forse voi lo sapete che il marchigiano durante lo Stato Pontificio era l'esattore delle tasse, quindi come si dice, meglio un morto in casa che un marchigiano dietro la porta, perché noi raccoglievamo le imposte e le portavamo a Roma. Mo stiamo aspettando che Roma ce le porta. Chi vivrà vedrà, ma secondo me con il fatto che c'è stata la Chiesa non ce le riporta, ma con questo fatto che c'è stata la Chiesa non ci siamo sviluppati più di tanto. Soprattutto a livello sessuale, a casa mia con mamma non si poteva parlare di sesso, era tabù per carità, non si poteva dire niente, fino a un certo punto della mia vita io ho pensato che mamma era vergine, per farti capire, no? Come... Poi dopo insomma ci siamo anche noi sviluppati, perché a un certo punto come la quarantena, dopo un po' vedi sesto, pare che c'è i coglioni sotto un collo, perché ne fa più che te sfogare pulito, capisci? Allora a un certo punto ci siamo liberati pure noi. Quindi è il marchigiano, invece no, io sono fiero di essere marchigiano, sono fiero di aver fatto questo caffè scorretto, parlare marchigiano, no, stretto, insomma un marchigiano che possa capire in tutta Italia, quindi insomma possiamo rimanere contenti. Eh sì, Mario, come no, Mario? Certo, quello che dici tu, Mario, è tutto vero. C'hai sempre ragione tu, Mario. Oggi è l'ultima e sinceramente sono contento perché così mette Leo dei coglioni, che non ti voglio più vedere proprio, Mario. Ok? È sempre quello. Le si sente tutti questi 13 appuntamenti. Alfano. Ok, Andreotti, Craxi, La Malfa, li si detti tutti. Ammo Conte non ti sta bene, pezzi tu, a quello che sta a Conte, vaffanculo Mario. Ma capisci tutto, che è 20 anni che stai menzioso, hai lavorato 30 anni e basta, sul comune perché c'è il di quell'altro e ancora parli, ma vattene a fanculo Mario, d'economia, ci vuole che capisci l'economia e ti dico due cose, allora ora ti faccio vedere un contributo di Michele che parla d'economia, ma stasera su MarketTube, sulla pagina Facebook di MarketTube, su questa facciamo un bellissimo iniziativa che si chiama MarketTubeX dal titolo Transformation, dove parleremo di marketing, perché Mario il marketing è nato qui nelle Marche, quindi stasera trovatevi ancora sintonizzati qui con MarketTube, perché ci saremo io, Mattia, Priscilla e i Lokis, Twins, i Lokis, i gemelli di Porto San Giorgio. Ci faremo una bella chiacchierata di marketing alle 19. E a mo' ti faccio vedere questo. Hai rotto i coglioni, Mario! Hai rotto il cazzo, Mario! Ma che cazzo capisci tu? Che capisci? Che c'è un unico neurone dentro la testa che sta cercando quella. Io vorrei stare dentro la testa tua e sentire quella sensazione delle volte, Mario! Sai quanto di sto servizio di Michele? Così almeno capisci qualcosa. Metto sto servizio un attimo. Oh.
Sono i pesci, però ci vediamo oggi, ci vediamo di... economia. Chi importa di economia? Mi si fa i cerezzi, mi si fa i cerezzi economia. Il regolamento del giorno sono i bot. Allora, che ci sono i bot? Ci sono tre possibilità per capire i bot, tre possibilità. Se uno si vuole fare una bot, per fare una bot devi fare così. Ti fai una bot. Se invece vuoi farti due bot, devi avere qualcuno a casa, o altrimenti te botti di pip, da solo. La terza cosa sono i buoni del tesoro, che tu li compri ma non sai se ti danno qualche soldo a fine anno. Comunque tutto si racchiude con una sigla che oramai avete conosciuto, che è MM, ovvero meglio Magnassari. Spero sia stato tutto molto chiaro, ci vediamo al prossimo appuntamento, grazie. Oh, quando ci sta da capirsi, ci sta da capirsi. Fammi leggere un po' le persone che mi hanno mandato dei messaggi, almeno saluto un po' le persone, che oggi è un casino proprio, un casino proprio. Vabbè, Sablo, a te ti diamo il premio come sempre presente, presenza fissa. Io ti ringrazio, cara, ti ringrazio veramente di cuore. Avete condiviso in tanti, ne siamo in tanti a seguire la diretta, so contento. Il caffè non è finito, Bianca, il caffè scorretto è finito, ma l'ho spiegato per quale motivo il caffè scorretto da qui in poi si ferma, ma abbiamo tantissimi altri progetti, quindi non ci fermeremo sicuramente, anzi tantissime altre cose. Un saluto a Chiara, anche lei sempre presente, un abbraccio, Luca, mitico Luca del Gatto, che classe, fammi vedere quello che riesco a leggere. Loreto presente, a Loreto vi siete ingazzati, siete portato le chiavi al comune, sul sindaco, bellissima data, me la ricordo, una bellissima data al Teatro di Loreto, non quest'anno, l'anno scorso l'ho fatta, molto molto bella, e non mi ricordo neanche come si chiamano gli organizzatori, ma saluto tutti quanti. Vincenzo, salutami tutti perché sicuramente li conosci più di me. Ora, sì Mario, dopo parlo con te. Ora, quello che mi fa in maniera specie in questo momento qua della vita, da qui al 4 maggio, è che mi sono chiesto che mi sta dando questa quarantena, che cosa mi ha dato, che cosa mi ha regalato, che cosa ho capito. Allora, innanzitutto io ho capito questo, che anche se con te c'è avuto un po' dei problemi di comunicazione, però comunque ci ha detto di stare attenti, perché non è che da 4 maggio in poi potremo scappare e fare come cazzo ci pare, stracce, scobà a destra e a sinistra, mi conosce le persone, eccetera, eccetera. Bisogna un attimo starci con la testa, quindi un po' fa sport, un po' via un po' d'aria, ma un po' d'aria è giusto che la prendevamo, perché se no, cioè, ci sta ad andare fuori di testa. Guarda Mario come sta messo, guarda Sesto pure, cioè un attimo, un minimo d'aria personale ci ho a prendere. Allora io mi sono chiesto, ma che mi ha fatto imparare questa quarantena? E allora io quello che vi vorrei chiedere anche a voi, è sapere che cos'è che avete capito in questa quarantena, che cos'è che vorreste comunque migliorare e portare quello che avete capito in questa quarantena, portarlo nella vita da qui in avanti. Per dire, io vi dico quello che ho capito. Allora, innanzitutto, evviva lo smart working. Prima facevamo delle riunioni, ci trovavamo in 10 per 5 ore e tornavamo a casa che non avevamo capito niente. Adesso con lo smart working in 10, mezz'ora di riunione super chiara, super attiva, senza prendere la macchina, senza inquinare, senza dover perdere più di tanto tempo, ma a casa in maniera molto veloce e con la testa molto aperta. Quindi lo smart working sicuramente è una cosa che mi ha illuminato in questa quarantena e che voglio continuare a utilizzare in maniera intelligente. Poi un'altra cosa che veramente mi ha insegnato questa quarantena è che la spesa si può fare una volta alla settimana. Io prima andavo a fare la spesa 6 giorni su 6. È vero che uno c'ha bisogno della roba fresca, certo, 6 giorni su 6 quando potevo, insomma, quando non stavo a lavorare. Però adesso se tu fai la spesa una volta alla settimana compri le verdure, la roba fresca, ok? Poi una volta alla settimana compri la roba di prima necessità, che ne so, la pasta, la carta igienica, i prodotti chimici per pulire, per lavarti, eccetera, eccetera, una volta alla settimana, che poi può essere pure che dopo ti dura 2 settimane, quindi è perfetto. Qua pure risparmi un sacco di tempo. Io prima, vi giuro, cioè, andavo una volta al giorno, o al supermercato, o dal pescivendolo, o dal fruttivendolo, eccetera, eccetera. Andiamo una volta alla settimana. E poi soprattutto quello che mi ha fatto capire questa quarantena
italiano che io credo nelle istituzioni. Io pensavo che invece era un testa di cazzo, invece no, io ci credo. Io mi voglio fidare. Sì, Mario, io sono uno che si fida. Io faccio il mio compito. Non come te che stai lì, chiacchi e non vuoi mai un cazzo. Ti chiacchiere, fai i pilocchi, Mario, capito? Fai i pilocchi, ciò che fai i fatti. Quindi scrivetemi quello che un po' va insegnato. Ho capito che se non scappa di casa non spenno. Vabbè, Luca, questo da marchigiano è perfetto. Dagli Macchino, spettacolo a Rubiceno, all'aperto, a distanza di sicurezza. E beh, Alfio, se lo organizzi io vengo sicuro. Chiaro, se lo possiamo fare, bomba a Rubiceno, grande città, grande paese. Poi che è? Guarda, ho dei problemi tecnici molto, molto importanti oggi, soprattutto sul computer, quindi ragazzi non riesco a leggervi tutti. Grazie Stefania, grazie, lo so, mi fa un sacco piacere, un sacco di commenti, ma purtroppo non riesco. Giorgio, anche tu sempre presente, un abbraccio. Poi che niente, non gliela faccio a leggere un cazzo, mi dispiace. Comunque io vi auguro ci dia una mano, speriamo che la Madonnina ci dà una mano. Certo, a Loreto, grande Madonna Loreto, sempre ci dà una mano in qualche maniera. Non riesco a leggere i commenti, vabbè, non c'è problema. Io sono sicuro che tutti quanti voi avrete fatto un minimo d'esame di coscienza, anche perché se uno sta guardando gli occhi a casa e non si fa un minimo d'esame di coscienza, va sempre di continuo come fa Sesto su YouPorn, è un porn hub, non è che poi non c'è altre cose da pensare. Io sono sicuro che tutti quanti voi avrete fatto un esame di coscienza, e chi più chi meno, e guardo a te quando dico meno, Mario, sicuramente questa quarantena però avrà regalato qualcosa. Oh Claudio, fammi un altro goccetto di Farnelli, va così, tamble, dai, a bomba, grande Claudio. Però adesso è arrivato il momento dei Mari Lungo, anche qui mi avete dato un sacco di soddisfazione con i Mari Lungo, una delle novelas bellissime che ci ha tenuto compagnia, altro che queste serie che tu vedi su Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, ma i Mari Lungo chi ce l'ha? Ce l'abbiamo solo noi qui a Caffè Scorretto, e adesso vi faccio vedere la nona puntata, se non sbaglio. Vai con la nona puntata dei Mari Lungo. Tu mi stai mettendo dura prova! Allora vuoi che ti dico quello che penso? E io te lo dico. Siccome nostro figlio quest'anno va a fare colonie, io la casa al mare a te non te la prendo. Oh, Lungo! Lamberto Marilungo, Edel Weiss Marilungo, e con la straordinaria partecipazione di Maride Sverdozzi, sono i Mari Lungo. Mi dispiace dirtelo, ma chiacchierà con te è come fa cappellate con i passi. Tu mi parli di essere un uomo di mondo, di aver visto questo, aver visto quell'altro, ma la verità è che tu sei girato sempre attorno all'ufitto. Ah, e quindi vorresti fare come l'anno scorso, che volevi la casa al mare, ma il mare te sta a 7 chilometri, che ti sei voluto fare le terme, ma le terme te sta a 10 chilometri, e poi alla fine so io quello che gira attorno all'ufittero. Come puoi essere così cattivo con me, che te so fatto mai mancare io nella vita, niente? Allora non ce lo sai, che a me la casa al mare mi fa bene per le vere varie cose. E se non sento un po' degli odio nell'aria, io ordaco de matto. Ma non me smago, perché allora vado alle terme. Perché la verità è che a te non der basta mai. Ma la famiglia Marilungo è all'oscuro. Di occhi che la stanno osservando. Io non moririco, ma come fa? Come fai sti Marilungo a farsi tutte ste vacanze? Tu li pigli i soldi, pigli sempre in nero, ma non va mai niente a divertirsi. Ma poi le case che ci sparsi in nero, ma chi gliele dà? Tu li piglia tutti sti soldi di Marilungo, zozzi, che non siete altro, ve li scambiate con gli amici vostri per farci le cose zozze là dentro, zozzi, tutte ste case, quella va al mare di qua, va alle terme dell'Aisci, le buttare, zozzi di
siamo i Marilungo. Intrighi, Sozzi, passioni, le puttane, i Marilungo. Vergognetevi! Una famiglia all'oscuro degli occhi di Maride Sverdozzi. Non siamo i Marilungo. Tu li piglia tutti sti soldi, i Marilungo. Tu li piglia. La casa al mare, tu ce l'hai la casa al mare, vero Mario? Deve fare la bella passeggiata, no Mario? Beh, a te, a fa sempre lo sverdo. Tu guarda Mario, ci lo peggio, perché tu c'è lo classico comunista con i sordi e lo classico fascista ottuso. Cioè tu stai di qua e di là, cuci come niente, però c'è una bandieruola. Guarda, io me lo tengo conto e meglio è, per fortuna che è veramente l'ultima puntata questa, l'ultima volta che ci vediamo. Che anche con te Claudio, io spero che ne è un primo possibile, perché a te ne la faccio più opedette sinceramente. Fammi un altro caffè, raga, fammi un altro caffè a casa al mare. Il Marilungo comunque è numero uno, non c'è niente da fare. Comunque non credo che finiranno, continuerà la saga del Marilungo, continuerà il smart working in maniera molto figa. Grazie Claudio, mi prendo anche un caffè, anzi me lo prendo amaro. Me lo prendo col caffè, perché il caffè ogni tanto ti tira su un po' di amminoacidi, ci serve Claudio. Guarda qua che ci sta scritto. Io lo dico sempre, la gente legge libri interi e non capisce un cazzo, e io con le bustine dello zucchero so capito tutto. Guarda che ci sta scritto. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ma che te devo dire? Lavoisier, non so chi è Lavoisier, mi sa che è uno dei... Non so, sarà la zona d'Ancona, la Vasier, non lo so chi. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ma mi viene un caffè amaro perché sta mattina dello zucchero non la tengo. Poi non è manco tanto caldo. Sì, tranquillo, te pago, caro, te pago, mo te pago, cioè, mo, lì te vado a ritirare la pensione di mamma e poi te pago. State tranquillo, non devi stare a cucire città. Praticamente è come il virus, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Non si sa chi ce l'ha creato, non si sa quando si potrà distruggere, è così. L'unica cosa che sappiamo è che è stato lui a trasformarci. Questo virus si è già trasformato in qualche maniera, ci ha cambiato, ci ha adattati alla sopravvivenza, allo stare attenti a lavarci le mani, a restare distanti dalle persone. Cioè, praticamente ci ha trasformato come mamma quando ero bambino. Che mi diceva, non parla con gli sconosciuti, non andare là, guarda, non ti avvicinare a quello, che quello tirato su col naso, che si vedeva lontano un chilometro, che era uno che invece era sniffato fondamentalmente, no? Si sapeva mamma. Mi ha trasformato un po' come mamma. Comunque questa quarantena mi ha lasciato tanto e quindi mi ha cambiato anche tanto. Innanzitutto ho capito che se vuoi sopravvivere devi imparare a cucinare, perché se non cucini non vai avanti. E dopo 40 giorni di cucina io vi posso dire che in altro anno mi voglio candidare per fare il provino, per entrare a fare Masterchef 2021 e voglio essere un concorrente di te, Simone Scipione di Civitanova, di te voglio imparare a cucinare come te, prenderò i tuoi segreti migliori e andrò anch'io come un bravo marchigiano a fare il provino a Masterchef. Poi un'altra cosa che ho scoperto in quarantena è che comunque c'è una compagna, che non sapevo di averci una proprio fatta proprio così bene. Ho scoperto un sacco di cose da lei. Innanzitutto come si chiama e che lavoro fa. Fa la psicologa, ragazzi, che comunque sta 40 giorni dentro casa con una psicologa. Cioè è stata veramente dura, perché io all'inizio quando ho conosciuto Cristiana, cioè all'inizio che lei voleva capire un po' meglio chi era, ma mi ha fatto i test, mi faceva i test e a mo' ha cominciato a farmi i test durante questa quarantena e sinceramente ha voluto che a un certo punto facevo anche il test del quoziente intellettivo. Io ho detto guarda, il quoziente intellettivo non me lo faccio, perché avevo letto su Focus Junior una notizia di un professore del Massachusetts che diceva che i secondi geniti sono meno intelligenti dei primi geniti. Io sono fatto un conto, essendo l'ultimo dei 7 figli, e a me non mi era rimasto un cazzo, praticamente, fondamentalmente. Quindi gli ho detto, guarda, lascia perdere, è stata durissima, come se non diamo un mucco d'aria e abbiamo finito in mazza a coltelli. No, come te Mario, come te, te moglie ti ha salato i coglioni da un sacco di tempo. Lascia perdere. Poi ho scoperto anche un sacco di cose, innanzitutto come si disattiva la spegna.
come si disattiva il cellulare, io non ce lo sapevo. Il problema è che però ho scoperto pure di averci due figli e qui si la sveglia non ce l'ha. Qui si non è che tu dici metti la sveglia, si sveglia quando metti la sveglia, no, qui si sveglia quando cazzo gli pare a loro. E quindi che succede? Se loro si sveglia, di conseguenza anche tu ti devi svegliare, ma qui si sveglia di continuo e non va mai a dormire, non dorme mai, e tu devi stare sempre sveglio perché tu li vedi che è come le bestie, dappertutto sta di continuo, quella più grossa vuole giocare, facciamo fin da che, quello più piccolo è Hulk dentro casa, un ippopotamo dentro una gioielleria, si spacca la testa, si rialza, corre ancora, cioè questi non è, alla fine alla sera mi dice che stai stracco, tu stai stracco, non vorresti vedere l'ora di andare a dormire, invece questi ancora sta svegli, cioè, e la sveglia non gli si spegne, non si spegne, non si spegne. E comunque dico, mo dopo il 4 maggio mi piglio un po' di tempo, invece la mia compagna mi ha guardato sull'occhio e mi ha detto guarda, non ti ci faranno, che ci farà le fregne su quello che ti dico, ma tu dopo il 4 maggio dovrai comunque stare insieme a noi ancora aspettando tempo, quindi mi ha detto che comunque devo stare insieme a loro. E infatti me lo diceva mamma, io pensavo quando mi diceva devo stare insieme a lei era per l'accompagno, infatti mamma mi diceva ti serve una che te trasporti, che te porti, perché tu da solo non gliela fai per massimo. E infatti è vero, comunque alla fine di questa quarantena che ti devo dire, se non dal 4 maggio avrete ricominciato da capo un pochino, no? Quello che più mi preoccupa infatti è la sveglia, io ho l'ansia della sveglia, e noi marchigiani siamo un po' cucini, siamo un po' fatti cucini i marchigiani, no? Non vedevo l'ora di svegliarci la mattina per andare a faticare, poi vai tu a faticare la sera quando torni a casa, ti metti a sedere e dici ma domani mi tocchi di faticare, cioè ci fa un po' le fregne, prima non vedevo l'ora di andarci, poi dopo oh mamma, amore, io sono sempre io che fatico, siamo un po' fatti così. Quindi diciamo che da una parte spero di cominciare a tribolare, anche se quel mestiere mio è abbastanza difficile, dall'altra parte spero anche di farmi un'altra quarantena, perché dopo sono stato 40 giorni con i frighi, sinceramente non ho bisogno ancora di riposarmi un altro pochetto. E l'ulteriore speranza è di lasciarci tutto alle spalle, con la consapevolezza che alla fine, guardando quello che succedeva là fuori, restare a casa con i propri cari sono stati comunque momenti, attimi bellissimi e di piena felicità. Quindi che vedevo di, è stata una manna dal cielo per certi aspetti questa quarantena, chiaramente tolto tutto quello che ci ha creato di dolore e di morte. Mario, sì, oh, vedi che quando dico qualcosa di sensato almeno non rompi i coglioni? Che vuoi dire? Che te voglio dire? Adesso due mesi che non mi fai parlare. A mo me, guarda, a mo te lo dico, a mo mi si rotto i coglioni, ecco, a mo te lo so detto, mi si veramente rotto i coglioni e 2 mesi non parlate questo, non parlate Forlani, non parlate Craxi, io parlo di quello che mi pare. 2 mesi che scavo chiuso, ecco, dentro l'uvar con te, con Claudio e con Sesto, non gliela faccio più, sai che ti dico, io vado là fuori, ci vado prima del 4 di maggio, mi pio la multa, non me ne frega co, ci vedemo. Parleteci un po' voi con Mario, è dagli fuori di testa, eh? È dagli fuori di testa. Allora io vorrei che voi virtualmente fate un applauso a Mario, perché essendo arrivata all'ultima puntata io vi voglio far vedere anche la location in cui in queste 13 puntate sono stato segregato da solo e vi presento Claudio. Ecco qui Claudio, non so se lo vedete Claudio, c'è scritto Claudio, questa cari amici è la cucina di mamma. Mario è più o meno seduto in quella seggiola lì, vedete, tipo ci sta un morto lì sopra. Sesto invece sta vicino alla televisione da quest'altra parte, penso che lo vedete. Questa è la location su cui ho registrato questi bellissimi 13 incontri di Caffè Scorretto. Prima di mandarti Claudio lo scherzo, l'ultimo scherzo, voglio fare un po' di ringraziamenti. Innanzitutto vi voglio ricordare stasera alle 19 sul canale Facebook di MarketTube un appuntamento di MarketTube X Transformation con tanti ospiti dove andremo a parlare di marketing. Vi ricordo tutti i miei social, mettete me in viaggio tutti i social miei e quelli di MarketTube. Vorrei ringraziare tutta l'associazione La Gru che comunque mi ha sostenuto in questo progetto e tutti insomma i ragazzi del progetto MarketTube. Poi in maniera particolare Priscilla Alessandrini e Mattia Toccacieli con i quali ho ideato questo format. Luca Ciarpella della Believers Band, che è la canzone che avete ascoltato come intro insomma della trasmissione. Michele Gallucci, un mio amico Mitch, per i contributi video che mi ha mandato prima.
era con prima era, non mi ricordo il personaggio che faceva prima dell'economista, non mi ricordo, non me lo ricordo, vabbè, lasciamo perdere. Poi un grande applauso a Lorenzo Palmieri, che è anche la voce di Mario, che mi ha curato la regia. Grazie Lorenzo, grazie mille. Vorrei ringraziare anche Stefano Teodori, che è stato colui che mi ha montato tutti i video che io ho mandato dei Marilungo, e Matteo Pirro per i pezzi delle bustine dello zucchero. Un grande applauso a te, Matteo, grazie veramente di cuore. Poi Matteo Berdini, Domenico Lannutti, tu Paolo Figri, Giacomo Pompei, insomma tutti gli amici che mi hanno aiutato nello sviluppo dei vari pezzi e dell'allestimento della location. Grazie veramente di cuore, e soprattutto l'ultimo ringraziamento va a voi che mi avete seguito sempre con tanto affetto e avete sempre tanto condiviso, e anche un abbraccio a tutti quelli che continuano ancora a sperare che il sorriso possa comunque aumentare gli anticorpi, perché noi ci stiamo, non ci fermiamo, e appena possiamo ci vedrete, insomma, sopra i palchi di tante location belli in Italia. Purtroppo non vi posso salutare tutti perché ho un problema con il computer, non posso leggere i commenti. Voglio un mondo di bene. L'unica nota negativa è stato Malleolo, che è un haters che mi ha scritto durante una delle puntate di Caffè Scorretto, ma che già ho raccontato, che comunque mi ha dato quel brivido del live. E comunque saluto, ringrazio, l'abbraccio, e al tempo stesso lo mando a fanculo, perché comunque i vigliacchi non si possono più sopportare, né durante la quarantena, né prima né dopo, soprattutto sui social. Claudio, dai, te mando subito questo messaggio e spero di rivederci presto. Non con te, ma con Neon. Mario, un abbraccio, ti amo, ti voglio bene, anche te, Sesto. Grazie a tutti voi, siete stati fantastici. Toh, pigliate sto scherzo telefonico, dimmi se ti piace. Buonasera, sono Sesto Terribili del Provincialotto Fan Club, signora, la disturbo un attimo? Prego. Senta, signore, io volevo sapere, sto conducendo un sondaggio. Il sabato pomeriggio, lei usualmente porta prima a lavare la macchina e poi va al centro commerciale, o fa l'inverso? No, io non la lavo. Non la lava mai la macchina? Sì, però la laviamo qui a casa Ah, la sempre. lava. Per caso avete dei flaconcini per il nero sulle gomme? Sinceramente, quello che usa mio marito non glielo so dire. No, non lo Comunque sa. qualcosa c'ha, un nero glielo dà. Ah, un nero glielo dà sulle gomme. Sì, perché rendono la cosa più lucente e importante, soprattutto poi per andare al centro commerciale è una questione di immagine, insomma. Pare che rimane più pulita, più precisa, no, la macchina. E certo, questo sì, sicuramente. Che tipo di Ecco. macchina è? Abbiamo una Vitara. Una Vitara? È una macchina? Sì, è una fuoristrada. Ah, un fuoristrada, ma abitate in campagna, quindi? No, No. siamo qui Scusi, è la macchina fuoristrada, Sì, con però. gli incidenti, insomma, quelle fuoristrada. Come? Per non andare fuori strada, voi avete un fuoristrada, cioè andate su una strada parallela alla strada normale. Ma no, è stata fatta così perché piaceva l'estetica, a mio marito gli piaceva. Ah, capito. C'ha dei gusti un po' particolari suo marito. Senta, signora, un'altra domanda. Ha mai provato una piadina romagnola? No. No, un tramezzino con il sugo della papera? E quello no. Ah, qui purtroppo, non so se posso farla rientrare nel Provincialotto Fan Club, signora. Perché se lei non mi ha mai mangiato, dovrebbe farmi uno stage formativo. Sabato prossimo inizia qui a Rapagnano alle 2 del pomeriggio, uno stage formativo su come scartare un tramezzino. Se lei mi può partecipare, poi in tal caso posso mettere una parola buona per farla entrare all'interno del Provincialotto Fan Club. Dov'è questo posto? A Rapagnano. Conosce Rapagnano? Dove rimane? Rapagnano rimane fuori strada, però più sulla strada. È una curva e il paese sta tutto lì, insomma. Sinceramente l'ho sentito dire, però dove trovo no, io lo so dire, non ci sono No, mai non lo so. Va a karaoke? stato. Chi ce va mai? Non ci va, ma almeno sta a casa e cucina. Di Sì, solito. cucina, Qual è certamente. Sì, la sua specialità, signora? Insomma, il suo piatto forte, diciamo, come il fuoristrada, ecco. Più o meno. Tipo la pasta o la la carne? pasta, io faccio la pasta a forno che Buona. tutti mi dicono che è buona. Buona, tutti la dicono. E quando, di solito che giorno la fa? La domenica a pranzo? Per la domenica, certo, quando c'ho invitati. Ecco, io domenica prossima sono libero. Se mi invita, sono io un invitato e vengo a provarla.
io adesso non io sono, domenica prossima già sono invitata io. Dove? Dove? Comunque. C'è un matrimonio? No, è siccome è una riunione tra parenti. Ah, mamma, che sei tutti serpenti, non è un gran divertimento, ma sa signora. Lui, no, no, io mi trovo bene. Sì, ma se dà una scusa e vengo io a pranzo? No. Pure se me la spedisce per posta, un cofanetto di pasta al forno, dentro una cartata, a me a casa mi arriva, sicuro. Lei sta in montagna? No, sto a Recanati. A Recanati stai. E ci sta a Recanati uno famoso, ci stava. Chi era di Recanati? Aspetta, ma non me lo ricordo. Giacomo Leopardi. Chi? Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi. Lo so sentito, ma non me lo ricordo, signora. Ma lei da dove chiama? Io chiamo da Rapagnano. Giacomo, però non è. Ma che ha fatto? Reality?